Ora non mi dilungo in saluti e ringraziamenti perché il tempo è brevissimo e vado direttamente proprio al punto, anche perché non si tratta in realtà di, non vi presento oggi una ricerca già realizzata, dei risultati di una ricerca, ma piuttosto un'intenzione di ricerca stimolata da alcune occasioni recenti, tra cui anche la progettualità del PRIN a cui faceva riferimento il professor Pascolini e la professoressa Melini poco fa. L'ultima delle quali è una brevissima pubblicazione all'interno di un libro di cui parlerò tra un minuto. Ecco, forse il punto giusto da cui partire è quello di quell'incontro del 2019 organizzato dai territorialisti in cui appunto emergeva il tema della nuova centralità della montagna, questa idea della montagna al centro sicuramente di una moda, ma anche di nuove intenzioni di vita, di nuovi immaginari appunto che si stanno costruendo, nuovi o forse vecchi immaginari che si stanno costruendo, che in qualche modo ripercorre un'idea che era già nata negli anni 90. Io ricordo il libro di De Vecchis, La montagna da problema risorsa, che per la mia formazione è stato importantissimo, e quindi in qualche modo questa idea degli immaginari che devono essere rovesciati si ritrova, riemerge periodicamente. E questa operazione di ricerca di quando riemergono gli immaginari della montagna la fa in maniera veramente magistrale Bernard Barbier in quel bellissimo libro proprio sull'idea politica di montagna, in cui appunto sostiene e analizza l'avvicendarsi di questi costrutti culturali, di queste immagini territoriali della montagna come costrutti culturali, che lui nota spesso sono stati costruiti a sostegno di progetti di territorio per lo più esogeni, e questo non soltanto durante la modernità, ma anche in precedenza. E nel caso del territorio veneto in cui siamo ospiti in questo convegno, pensate al ruolo che ha avuto la Repubblica Serenissima nello sfruttamento delle risorse montane del suo entroterra, ben prima appunto della modernità. Ecco, su questo tema degli immaginari che in qualche modo vanno rivisti periodicamente, aggiornati per sfruttare nella maniera migliore possibile la loro capacità performativa, abbiamo pubblicato, come sapete, insomma, questo libro collettaneo che raccoglie gli interventi anche di alcuni dei presenti, è La montagna che produce. E qui l'obiettivo del convegno che l'ha preceduto e poi appunto del libro era proprio quello di ragionare sulla necessità di rinnovamento di queste, anche di, se vogliamo, di dare una scossa a queste immagini stratificate anche un po' inerziali, l'abbandono, l'ambiente naturale incontaminato, il playground e più recentemente il rifugio climatico, con tutti i rischi che questo può comportare anche proprio nelle scelte politiche, in quelle individuali. L'idea era quella di utilizzare l'idea della montagna che produce, quindi proprio la dimensione produttiva delle terre alte, come una specie di correttore di queste immagini stereotipate, come poi giustamente dice anche Mauro Varotto, è stato già citato appunto, che scrive questo libro. Almeno il messaggio che io colgo è proprio quello di combattere contro gli stereotipi della montagna che continuano, sia quelli di svuotamento che di riempimento, a condizionare il modo con il quale vediamo, non solo noi studiosi, ma anche proprio chi scrive le politiche, vediamo la montagna. In questo stesso, diciamo, su questo stesso fronte di rinnovamento delle immagini della montagna, con l'obiettivo di renderle performative, si è inserito questo recentissimo volume di qualche settimana fa, l'uscita, Metro Montagna, un progetto per riabitare l'Italia, curato da Barbera De Rossi, è uscito nel 2021 appunto, dove c'è un bellissimo saggio di Giuseppe De Matteis e Federica Corrado che riprende il tema della Metro Montagna, che De Matteis aveva già avviato diversi anni fa e poi ripreso in un articolo recente, che viene presentata come una descrizione ragionata di possibili relazioni virtuose tra centri metropolitani e territori montani. Si tratta di una geografia che interessa zone montane che per la loro posizione geografica si trovano in un campo di relazioni urbano-metropolitane di breve e medio raggio e che presentano condizioni favorevoli alla formazione di sistemi territoriali metromontani. Quindi questa geografia metromontana non esiste già, ma in qualche modo va costruita, se vogliamo, attraverso una serie di strategie che si basano cito sempre De Matteis, ovviamente lo sto sintetizzando enormemente e rimando invece al testo originale per una maggiore precisione. L'idea è quella di lavorare su un rapporto di tipo cooperativo tra città e montagna, che funzioni su alleanze e rapporti pattizi e soprattutto che si ponga come obiettivo quello di passare dalle disuguaglianze alle complementarietà
e dalle dipendenze alle interdipendenze. Ecco, a me sembra che questa idea della dipendenza a interdipendenza sia particolarmente stimolante per chi appunto lavora su questi territori, su questi territori montani e sull'idea di in qualche modo immaginarne un futuro più sostenibile. E mi ha colpito un passaggio appunto in cui si fa riferimento alla metromontagna che prende forma non solo dall'abitare ma anche dal produrre. Io sono veramente convinta che questa dimensione produttiva possa essere una chiave per entrare in queste dinamiche in maniera virtuosa. Faccio passare velocemente l'immagine che De Matteis e Corrado propongono di questa metromontagna riferita alle Alpi, per ora, dice il libro, e sarà bello immaginarla anche per l'Appennino se questa immagine può funzionare. La cosa sulla quale vorrei soffermarmi però invece è il secondo articolo, che è il secondo saggio che segue quello di De Matteis, proposto da Lanzani, curato da lui, in cui ha coinvolto anche dal punto di vista metodologico l'operazione è abbastanza interessante, un po' nuova, ha coinvolto diversi studiosi di provenienza disciplinare differente a cui ha in qualche modo affidato delle sorte di affondi, sia di carattere geografico che di carattere tematico. Ora, siccome la mia domanda per Monica Meini era appunto, riguardava quella proposta sulle monografie regionali, poi ci tornerò quando sarà il momento del dibattito, perché in un certo senso questa operazione c'è una specie di tentativo in nuce di fare un'operazione di questo genere, esaminando in modo esplorativo la fascia pedemontana che circonda la pianura padana e proponendo appunto questa articolazione spaziale tematica. I temi sono temi classici, se volete, la residenza, le dinamiche produttive, in particolare post-distrettuali. Un tema tipico appunto della metropoli padana, e poi l'agricoltura, il turismo e i servizi. Io e Fabrizio D'Angelo abbiamo lavorato sull'agricoltura e ci siamo concentrati sull'area della Val Belluna e della pedemontana veneta. Qui vedete un collage che ho fatto mescolando, diciamo, le carte che sono pubblicate nell'articolo e collocandole geograficamente nel luogo che effettivamente analizzano. Mi sembra un'operazione che costruisce una sorta di piccolo pre-mosaico, se vogliamo, con dei buchi, con delle tessere assenti, ma che prelude a una potenzialità che mi pare di aver intuito, insomma, anche nella proposta di Monica Meini. Ecco, quindi ho sentito una grande risonanza con il contributo di Monica. Ecco, noi abbiamo lavorato sulla zona della Val Belluna e diciamo, delle colline del Prosecco, perché questa è poi effettivamente la condizione in cui ci troviamo a lavorare, proponendo questo titolo anche un po', se vogliamo, provocatorio: Latte, birra e vigneti, agricoltura medio metro pedemontana in Val Belluna. La Val Belluna è presa come esempio di una montagna di mezzo, sia nel senso della mezza montagna di una volta, no? Quella in cui si facevano le vacanze ai primi del Novecento, sia invece come montagna di mezzo, intesa nel senso con cui la propone Mauro Varotto, cioè una montagna, se vogliamo, domestica, abitata e che rifugge dagli estremi di certi stereotipi. In questa zona l'influenza, come dire, il rapporto metromontano è influenzato dalla particolare condizione agropolitana dell'avampaese. La pianura veneta, come sapete, è una metropoli un po' speciale che contiene al suo interno l'agricoltura, un ragionamento che facevamo qualche anno fa, e dove l'agricoltura ha un peso significativo anche dal punto di vista politico, non solamente dal punto di vista spaziale. E questo porta ad alcuni fenomeni, anche estremi in alcuni casi, per esempio l'intensificazione vitivinicola, la prosecchizzazione, come è stata chiamata, e la presenza di una zootecnia intensiva, anche intensiva, non solamente, che si dislocano proprio diciamo, in questa fascia metromontana, se vogliamo, in questa sorta di transetto metromontano. Osserviamo in Val Belluna, da un lato, la presenza di questa zootecnia che sostiene, se vogliamo, anche le dinamiche economiche locali e lo stesso paesaggio della Val Belluna, e dall'altra l'arrivo dell'intensificazione vinicola, quindi la Val Belluna in un certo senso diventa una sorta di frontiera, se vogliamo, della prosecchizzazione, anche in considerazione della salita, diciamo, delle coltivazioni seguendo il cambiamento climatico, che è uno dei temi che abbiamo proposto per il PRIN. Ecco, dicevo, c'è una condizione metropolitana particolare, la vedete, penso, ben rappresentata in questa immagine: non c'è la metropoli, ma c'è un pulviscolo metropolitano che interessa l'intera pianura, sostanzialmente l'Alpi.
Veneto Friulana, soprattutto Veneta, così come siamo di fronte a delle condizioni di intensificazione veramente problematiche in certi casi. Insomma, la scelta del colore ciclamino forse è volutamente eccessiva, ma la grana, vedete, vi dà l'idea, insomma, di come si sta espandendo il vigneto in certe zone in maniera veramente molto, molto intensa. Il rosa nella immagine in basso a destra è l'aumento del vigneto, l'aumento delle superfici a vigneto dal 2007 al 2018. Quindi immaginate, insomma, come sta crescendo questo uso del suolo in seguito anche all'allargamento della denominazione di origine, della zona di denominazione di origine controllata Prosecco nel 2009. Questo, dicevo, come dire, interessa anche la Valbelluna, anche la montagna, e pur nella dimensione ridottissima di questi nuovi vigneti che si stanno sviluppando in Valbelluna, il tipo di vigneto che viene proposto è un tipo di vigneto di tipo industriale che può avere delle conseguenze significative anche proprio sui processi, sui tentativi, insomma, di seguire delle altre strategie agricole in questa vallata che conserva ancora un'agricoltura relativamente sostenibile. Ma non mi soffermo molto su questo perché i minuti scorrono veloci e vorrei veramente lasciare spazio alla discussione e invece vorrei come dire, lanciare un altro sasso, perché sto facendo solo questo, come vedete, non approfondisco. Il secondo sasso, scusate, questa è un'immagine appunto dei vigneti della Valbelluna, dei nuovi vigneti della Valbelluna, intensivi ovviamente. Tra l'altro, cioè, se qualcuno fosse curioso, stiamo pubblicando sempre con Fabrizio un articolo su Geotema, uscirà nel prossimo numero, che osserva questo fenomeno come leggendolo attraverso la lente della land concentration, quindi della concentrazione fondiaria, perché si tratta effettivamente in molti casi anche di concentrazione fondiaria, ma ripeto, non apro questo capitolo, e piuttosto mi fermo un momento su questo altro caso, diciamo, che potrebbe essere tendenzialmente metromontano, potrebbe illustrare in maniera interessante il concetto Ti di ricordo nuovo. che hai 1 minuto, eh. Grazie, ma sono le ultime due slide. È quello appunto di Lattebusche. Lattebusche che è un'azienda che ha sede nella montagna di mezzo, un pulviscolo di produttori che stanno in montagna, anche in alta montagna, in tutta la provincia di Belluno, ma anche a Trento e in Friuli, diversi stabilimenti di produzione nella pianura agropolitana, spacci aziendali diffusi un po' dappertutto e poi una storia di incorporazione di latterie sociali locali, abbastanza interessante e per certi versi anche controverso. Quello che stiamo facendo adesso è cercare di capire come funziona la strategia che noi definiamo ipoteticamente metromontana di questa azienda, non solo a livello aziendale, ma piuttosto a livello territoriale, quindi facendo anche tutto un lavoro, diciamo, di confronto, di lavoro sul campo e intervista ai conferitori e ai soci della cooperativa, delle cooperative inglobate in Lattebusche e della cooperativa Lattebusche, per capire come funziona sul piano locale questa strategia metromontana, anche diciamo nelle parti più estreme del transetto che, come vedete, appunto l'azienda Lattebusche sta costruendo. Ricordo che il centro di produzione di Padova è l'ultima acquisizione di Lattebusche relativamente recente, e la cosa interessante è che, essendo biologica, ha in qualche modo spinto, anzi quasi costretto, diciamo, i produttori locali a diventare biologici, con anche alcune frizioni ovviamente in questo senso. Ultima slide, spero di essere stata nei tempi. No, mai. No. Domande aperte. Declinare il tema della metromontagna nel caso della produzione agroalimentare significa mettere in luce la complementarità e l'interdipendenza, ma non bisogna rinunciare a sottolineare anche il permanere di dipendenze e disuguaglianze e ovviamente gli stereotipi che servono per sfruttare la montagna. Qual è il ruolo della montagna alpina, quella alta, diciamo, in tutto questo? Ci sono problemi di metodo significativi. Stiamo proprio immaginando come poter strutturare questa ricerca che speriamo con il PRIN di avere modo di condurre con più agio. E infine il nostro orizzonte, ma lo diceva già Monica, insomma, credo che sia quello delle politiche, in particolare quelle agricole, che potrebbero essere immaginate come metromontane.